Allora, sanità, rifiuti, energia, acqua pubblica, abbiamo fatto un referendum nel 2011 che diceva che i servizi primari, servizi quelli che servono, dovevano rimanere pubblici. Correttamente sarebbe che abbiamo abolito l'obbligo della privatizzazione, ma il messaggio politico era: noi vogliamo che questi servizi rimangano pubblici. Poi pochi mesi dopo la Regione hanno dato il via a questo grande gestore unico, dato il via alle privatizzazioni, l'unica società pubblica di diritto privato che è rimasta è Gaia, Massa Carrara, pure anche altre province, che è un grandissimo carrozzone politico dove ci mangiano tutti, perché ci mettono davanti due scelte, no? O la gestione col socio privato che fa profitto sull'acqua e sui rifiuti, o il grande carrozzone politico gestito dai partiti. Ma io non ci sto a queste due scelte. Io voglio che la gestione dei servizi pubblici locali, come il trasporto pubblico, l'acqua pubblica e i rifiuti, tornino in capo a comuni che in rete con i cittadini, con la consulta dei cittadini, gestiscano questo bene primario. È questo che i cittadini nel 2011 hanno voluto dire col referendum. Perché non viene rispettato nemmeno il referendum del 2011?